Qui non c'è nient'altro, su non c'è altro. Una molotov, minchia, quella me la prendo subito. Droga, bello. È un peccato che non è... che non abbiamo giocato Far Cry 6 insieme, comunque. No, io non l'ho preso, non ero interessato. Non lo sono ancora, non mi è mai convinto. Se fai quella roba lì che fai di solito, io ti guarda, ti ammazzo, punto e basta, eh. C'è questo qui? Non ho mai... Allora, questi qui che scappano, questi sono persone che quando le incontri scappano, no? Quando scappano, attento! Quando scappano, cazzo è stato? Che fanno? Quando scappano, sì, cioè, se c'è tipo una canalina, si teletrasportano alla fine della canalina, invece che scalarla, si teletrasportano sopra e quindi ti scappano. Io sono morto, ma non... sai perché mi ha fregato? Perché è girato dietro l'angolo, capito? Io stavo menando il tipo in terra, questo è girato da dietro l'angolo, non l'ho visto, e mi ha letteralmente... un colpo solo mi ha steso. No, dai, però! Praticamente quello è un bandito, aia, che tu hai fermato. Aia. Sì! Non tirare coltelli che... Sai che c'era un po' di farina qua invece sopra, in cima? Aiuto, 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 aiuto. Manuale del mondo che fu, che cos'è? Non posso chiudere la porta. Aiuto, 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 devo correre, aiuto. Aiuto, devo correre, mi sto inseguendo. Ah, ok, qua sarebbe da leggere, 117, però. Qui ovviamente giusto per spiazzare il nemico. Ah. Quando atterri sui nemici li colpisci con un calcio potente. Forse è meglio questo, però. Scrivi un momento giusto per spiazzare il nemico. Your breath stank, man. Oh, che fai? Omo, che fai? Omo. Stai molto calmo quello che fai. Stai molto attento. Aia, devo stare io attento a quello per che fai. Per uscire da qua devo stare qua. Aia. Ma tanto che sono qui sotto. Non è che ci sei. Non eri fuori? Sono entrati loro. Mi hanno seguito qua dentro. Con i banditi. Sì. Quanti ce ne sono? Ok, c'è un altro, attento! Ho visto che mi ha lanciato. Sì, vedi come. Si possono solo schivare, immagino, quella cosa lì. Sì. Perché gli si illumina la vita. Quando gli si illumina la vita possono schivare. Che è successo? Cos'è? No, ma non è, forse non è successo così sul tuo PC. Sul mio è... gli ho dato il calcio, e ha fatto puff, è sparito. E poi è ricomparso attaccato al muro. Ma è sparito per un attimo. Come se si fosse stato smaterializzato. Vabbè. Scusa, ma non ho mica fatto un sacco di... Mina, ne servono due. Io non ho risorse, sono messo malissimo. Non posso fare medikit. Cioè, un gioco del genere te lo gusteresti se non avesse questi glitch e se fosse fluidissimo. Perché c'è un sacco in testa questi qua, scusa? Madonna, cos'era quel rumore lì che ha fatto? Cos'è quella cosa elettrica che ho visto? Perché ho visto uscire una specie di filo elettrico? Da dove? Da quel nemico lì? Ho visto uscire tutta una specie di linea... Tipo una scossa? Ma era come se fosse stato connesso a qualcosa. È l'arma tua?
Che è elettrificata. No, questa è una zona di notte, non possiamo entrare. Era un raggio che usciva dalla mia arma verso di lui? Sì, la tua arma ha fatto arco col suo corpo e quindi... scossa. Cadi, cadi, scemo. Non è morto però. Non sto a guardare il cappello, l'importante è che non mi rompe le scatole. Dov'è? Allora adesso torniamo al bazar, quindi. Torniamo al bazar. Che sarebbe? Quanto danno non sto facendo? Sono i banditi che parlano, perché sento delle voci. O sono banditi o sono... Dai, ti prego, Techland, ti prego, Techland, Techland, voglio salire, ti prego. Non ce la fa sto gioco, non ce la fa. Sta finestra qui. Oh, là. Secondo me la pezza che hanno fatto ieri hanno peggiorato le cose. Non so. Ma anche la visibilità. Io continuo a sembrare che non sia 1440. Il simbolo del suono è riferito al fatto che c'è del conto del rumore, dice. Non so parlare. Quel simbolo lì significa che devi scappare, perché stanno arrivando quelli lì che arrivavano nel primo, sai, quando facevi il rumore di notte. Arrivano quelli che correvano come dei bastardi. Non so, è che è uscito scritto fonte del rumore. Di solito fonte del rumore è, per esempio, non so, le cose del... i clacson delle auto, per esempio. Guarda qua, 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 qua. Quella è una trappola. C'è un saccheggia lì. Quella è una trappola. Perché è una trappola? Se tu ti avvicini a quella... se tu ti avvicini a quella scatola, escono 3-4 persone che vogliono ucciderti. Ok, hai spoilerato praticamente. Il gioco non ti spiega nulla. La aspetta un attimo, infatti vedo qualcuno. Vedo qualcuno dentro. Sì, 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 li vedi. Ma sono loro? Sì, se stai attento li vedi. Io ne vedo solo uno. E ce ne sarà un altro in quell'altra lì? Ho sbagliato. Aspetta che gli faccio la sorpresona. Gli faccio cagare in mano, aspetta. Ma non si può mettere tipo trappole fuori dalla sua casettina, per esempio, che lui apre la porta e salta in aria? Non si può fare queste cose? Era carino. Non si può, però volendo io posso fare questa. Ah, guarda cosa. Che ce n'è. Ce l'hai sotto di te? Due sono sotto di te. Due? E tu? Vedi, sono sotto esattamente di te. Ah, allora guarda come si fa. Sei pronto? L'hai mancato. Non è entrato? No. Hai accettato la parete, ma non la porta. Ce n'è uno tu? Ma che si vede se li ho? Nell'inventario ce n'è questo Molotov, sì. Quindi devo fare... scomodissimo. Premi uno finché non ti esce la Molotov. Oppure tieni premuto uno e... Il problema sai cos'è? Che c'è di mezzo un legno. A me non ce la facciamo. Oppure... Vieni, magari, ecco qua, qui vieni, se vieni qui, se riesci a venire qua, okay, magari... qua la vedo. Ok. E... poi la tiro con? Con uno, con il tasto del mouse. No, non me la fa tirare. Con la rotellina del mouse, scusa. Il tasto del mouse. Io l'ho selezionata. La rotella del mouse non tira. Ah, col tasto destro. Ok. La rotella, oh, la rotella. Oh, che range bassissimo. Sì, no, la rotella. Io ce l'ho sotto. Ce l'ho sul pulsante laterale del mouse. Comunque non ce l'ho fatta. Non sapevo che range aveva. Era bassissima. Una curva veramente bassissima. Aspetta. Dov'è che stavamo? Che c'erano. Esplosivi.
Se riesco a trovare una bombola del gas, ecco qui. Ce n'è una, l'ho vista una. Ok, wow. È la stessa che hai visto, che ho visto anch'io. C'è solo quella? Ce n'è un'altra. Il problema è che io non ho medikit. Ma non si hanno mai armi, se non sbaglio, no? Non si avranno... Ops, perché è arrivato anche altro? Lascia fare gli zombie, lascia fare gli zombie. Scappa su sui tetti e lascia fare gli zombie. Tanto che tirano comunque coltelli, quindi... Cosa fai? Sali? No. Assolutamente no. Dai, ancora salendo, vai giù. Ma sta salendo anche lo zombo? Dai giù, stai. Sì, perché lo zombie è uno di quelli che arriva quando fai un casino. Porca puttana, non sapevo mi fosse dietro. Sei morto? Sì, sono giù. No, ho visto cosa hai fatto lì sul muro, che hai preso quello al volo. Risuscita, rialza, che risuscita. No. Perché? Che cazzo? Perché non riesco? Non l'hai fatto in tempo. Non l'ho fatto in tempo, ma cavolo. 150 metri. Ah, bisogna scassinarlo. Entra domani e arrivo, Aspetta. Calma. Ok. Farina. Scarpe da ginnastica. Buonasera. Voglio quest'arma, perfetto! Sì! Ottimo! Ottimo! E qua c'è qualcosa? Adesso l'arma quella bella. Dov'è? Fammela vedere. No? Sì. Non è questa? Eccola! Adesso sì! Guarda, aspetta. Però... Ah, ok. Aspetta, quindi puoi selezionare o no? Tard. Puoi selezionare l'arma che vuoi tra tante, però ho visto. Guarda che volo! Un po' rallento tu, eh? che volo che fanno, mi sto divertendo. Quando volano così mi diverto un botto. Sì, ti ricordi quando spingevamo gli zombie contro... Sì, adesso qua si può fare con gli zombie, gli umani, con tutto. Oh! Che volo! Oh, è bellissimo, quest'arma io la adoro. Mi sa che in mostrante ti piacerebbe il martellone, allora. Basta, no, cazzeggio, perché è andato via un episodio di cazzeggio, cioè... Ma è questo il bello! Incontro, allora. Qui c'è un incontro sulla mappa, che cavolo, eh? Abbiamo fatto l'incontro. No. L'incontro era questo qui. Ah no, questo qui contava come incontro. Ah no, quello lì sotto del libro, 52 metri. Non è niente. Niente, cosa segna? Perché lo segna allora se non è niente? Ti siedi lì con la gente davanti a un fuocherello che raccontano una storiella della loro vita, nient'altro. Vabbè, parte dell'ora anche quello. Beh, ok, ma adesso mi stavi riprendendo per il cazzeggio, sì. Cioè... No.
intendo dire, lo faremo, perché adesso no, alterniamo sempre un po', come ha sempre detto, cazzeggio, esplorazione, a cose, a storia, quindi a... Fammi vedere cosa qui da... Ma... sta... un marchio qui da... Primi del 900, sembra. Un'architettura. Andiamo a consegnarla? Logo sconosciuto, logo nascosto. Ma se io metto il coso sulla mappa, lo vedi anche tu? Se io metto il punto di riferimento su una mappa? Sì. Per esempio. Lo vedo anch'io. Variand, Horseshoe, Trinità. Ma cambia un po' anche l'estetica dei vari quartieri? Non tanto. Solo tra... credo sia solo tra qui e la zona centrale. Perché queste sono tipo le... questa è la periferia. Allora, io direi... adesso non mi ricordo dov'era, però c'è una zona di quarantena qui da qualche parte. Ma possiamo andare a prendere degli inibitori per magari massimizzare un po' la stamina. Che è bassotta. L'unico problema è che io non ho vita e non ho cure. Non si possono passare gli oggetti agli altri? Non lo so, c'è però il lascia, vedo che c'è il lascia, quindi forse se uno lascia giù... Faccio una prova, adesso lascio giù un'arma. La vedi qua? Quella la vedo, sì. La quindi vedo. Allora dovresti vedere anche... E per gli oggetti quello non lo so, ma per robe tipo medkit e robe così non... Vedi che ce l'ho, scusa. Ne fare uno, vediamo se me lo fa. Ah, perché non l'ho selezionato, ecco perché ce li avevo, infatti mi sembra strano. Ah, ok. Perché si è deselezionato. Allora, pensavo che l'H funzionasse a priori. Invece no, devi comunque aver selezionato. Sempre selezionato. Qualsiasi cosa che è in basso a sinistra deve essere selezionato. Stavo dicendo, vedi. Aspetta un attimo, semplicemente sì. Se premi che è il 2, perché tanto potevano metterci sui numerini queste teste di cavolo, no? Cioè quello lì è fatto per il D-pad, no? Per il pad, ma se non stiamo usando la tastiera, quindi dovevi mettere su 1, 2, 3, 4, no? Non so se mi spiego. Invece. Sì, no, però... Cioè se tu mettevi che dovevo tenere premuto il 3 o il 2, eccetera, no? Okay, quindi è fatto che tu potresti scegliere invece con la medicina il medikit per il medipack, per esempio. Sì. Ok, va bene. Ma sai che cos'è che c'è? Solo qui lo vedo bene. C'è un cazzo di coso, depth of field, mi sembra. Se torna indietro, c'è un tetto qua. Quel tetto qui davanti, qui c'è un edificio. Sì. Se io vengo un po' indietro, diventa sfocato. L'edificio lì. C'è un effetto strano. Per me no. Ah, è come ti dicevo prima, a meno che non è un problema del DLSS, come ti dicevo prima, le eliche del i contrappesi del mulino, no? Quelli vedevo strani, ma c'è qualcosa di strano qua. No, però magari se non c'è qualche impostazione. Facciamo una prova un attimo. Provo a togliere il DLSS. Versione disattiva. Aspetta che gira la metà. Mamma mia, si gira male così. Non sembrerebbe nemmeno quello. Niente, cos'è che stavi dicendo allora? Se noti qui tra gli alberi, no? Sono tutti arancioni, no? Adesso non so se si vedono per colpa tu del depth of field. Comunque, per lo più tutti gli alberi sono arancioni, no? Però se vedi, ogni tanto ci sono questi alberi gialli lunghi. Quelli lì marcano una zona dove si possono prendere cose per fare medkit e altra roba varia.
quelli gli spilungoni gialli. Gli spilungoni gialli marcano ingredienti per medkit, eccetera. E ogni tanto c'è la gente lì. Porca puttana. Sta girando come cappeggio di prima. Non può aspettarci. Per fortuna non c'è Friendly Fire. Ti avrei preso almeno 50 volte con questa mazza. Scendi giù, cadi, cadi bastardo. Ok, allora. Ecco qui le api e camomilla per fare. Adesso che ho, detto, che ho giocato col DLSS è rimasta le prestazioni di M. Bravo, complimenti. Ma che cavolo? Guarda, 36 frame. Ma cosa stai dicendo, pazzo? Facciamo i 60. 42. È un problema qua adesso, eh. Grosso problema. Perché mi sa che devo far ripartire il gioco. Perché è rimasto sputtanato. Guarda questo! Oh! Ma mi tirano cose, mi tirano sassi. Oh, stai calmo. Chi ti ha fatto niente? Oh! La famiglia qua. Il discorso della quarantina invece l'hai trovata? No, perché ho gente sotto che mi sta tirando sassi. Quindi sto cercando di allontanare la minaccia. Sono scemo. Qui invece che sarebbe? È rimasto male. Sembra che sia qualcosa, invece non è marcato. Non è così. Ah, hai visto? Lo sapevo io, dov'è che sta? Qui dentro? No, di qui non è. Poi no, c'è il giallo. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ah, è qui! Di qua. Sì. È qui dentro. Ah, si apre qui? Sì, si apre qui, ok. Si apre lì sopra? Sì. Bello, sì! Finalmente. Infatti ce ne sono dentro uno, ma... Fagli per il culo. Questo ce n'è di più? Credo al massimo 3. Che è quello che ti serve per fare un nuovo livello di stamina o vita. Ma che sennò non... No, te ne servono 3 per fare un nuovo livello. Qua? Ma le armi li puoi smantellare? Questo non lo so, non l'ho provato. Mi sembrava che nell'altro si potesse smantellare per recuperare qualcosa, però forse... Se mi dà un attimo controllo. No, non credo. Non si possono smantellare. Perché specifica, qui... perché specifica il tipo di danno che fa, contundente o tagliente? Cosa cambia? Perché contundente un giorno riuscirò a parlare. L'hai vista la barra quella blu sotto la vita? Il vigore, dici? No, la barra dei nemici. Quella sotto la barra blu dei nemici. Che sarebbe sotto la loro vita. È il vigore che hanno loro? Sì, quella è la loro stamina. Mm. Con le armi di impatto riduci la loro stamina al punto che quando il prossimo colpo che gli fai le lancia, in pratica lancia via la persona o zombie. Invece quelle di taglio non fanno, non vanno. Loro, perché uno dovrebbe preferire quelle di lancio? Dipende dallo stile in cui vuoi giocare, è tutto, perché questo è un RPG, quindi sono anche classi dei gear, no?
Per esempio un gear fatto per magari l'healer, un altro gear fatto per un tank, queste cose qua. Un altro per un arciere, perché sono proprio le classi. Sì. Mm-hmm, sì. L'healer c'è? Sì. E in cosa consisterebbe l'healer? Che quando tiri... L'healer si specializza nel combattimento parkour e nel curare. Perché tu puoi anche curare le persone, tipo se io vengo da te... Sì, ho visto che puoi curare, però allora sì. Hai più potere di cura? Mm-hmm, sì. Cura, se non sbaglio, anche te stesso e degli altri. Cioè quando vai a curare tu gli altri. Proiettili. Ma dov'è che sono questi qua? Non li vedo io. Sono tutte robe da parkour e basta. Mm? Come? Dov'è che li vedi queste cose? In che senso? Le indichi? La roba de... Le? Me le indichi, dicevo. Cosa devo... Bel teletrasporto che stai facendo. Non sto capendo cosa stai dicendo perché mi sto distraendo con questi qua. Cos'è che devo indicare? Io sto ancora pensando che c'è il frame rate che è andato a puttana. E la miseria. Che danno hai fatto, uomo? E via, cadi. Ok. Dai, c'è solo nulla, eh. Ok, stavo dicendo, me ne indichi nel... Aspetta che c'è ancora... Nell'inventario? Nell'abilità. Se vai nel gear, che è l'equipaggiamento, tipo maschera, queste cose qua, maschera, cappuccio, eccetera, se vedi, quando sono almeno di livello bianco, se non sbaglio, c'è l'iconcina in alto a destra. Sì, quando sono almeno verde di rarità, dovrebbe incominciare da darti la classe dell'oggetto. La classe medica, ma anche tutta sta roba quando anche la spiega, scusa. Mai. Da quello che ho visto ancora non la spiega. Non so se la spiega quando entri nella seconda zona, ma fino adesso non me la spiega. Aspetta un attimo, ma non è da considerare come una classe, è da considerare... sono solo gli attributi dei tuoi equip. Io pensavo che fossero abilità, Capito? Per parlare di classe, avrò dovuto essere abilità. Presente come in Borderlands, no? Quando avevamo giocato che c'era il mitragliere, eccetera, eccetera. Invece no, stai solo dicendo che sono attributi del... Sono attributi sostanzialmente, basta. Sì. Okay. Non è che uno faccia il tank nel vero senso della parola. Ognuno fa quello che vuole dopo. Ognuno fa quello che vuole, però se vuoi essere un po' più tankoso, ti dice questo oggetto è fatto per quelli che vogliono più vita o più danno con le armi. Il problema è che potrebbe funzionare una cosa del genere se però tu avessi la possibilità di tenerti addosso tu, per esempio, le creature, no? Mm-hmm. Allora sì, sarebbe una classe, cioè se tu fai il tank e in un qualche modo ci dovrebbe essere, sai cosa? L'aggro, sì. Sei vivo tu, come fai a essere vivo? Ci dovrebbe essere la possibilità di dire, ci dovrebbe essere una cosa sull'armatura che ti dice è più probabile che ti attacchino te, capito? Mm-hmm. Allora quel senso lì, io faccio il tank per dire tu mi curi mentre io faccio danno, vieni lì mi curi, per esempio, no? Mm-hmm. Però non mi sembra che sia proprio così la cosa. Non so, bisogna avere man mano l'equipaggiamento che valori dà. Mm-hmm. Il classe ranger dice, per esempio, c'è qualcosa qui dentro? Armi a distanza, ma quindi ci sono armi a distanza, ci sarà tipo la cosa, la balestra, quelle cose lì forse. Sì, c'è l'arco, la balestra, queste cose qua, ma io ancora non l'ho vista. Secondo me le armi proprio da distanza si sbloccano nella seconda area, perché nella prima area non l'ho vista per niente. Per favore, torniamo un attimo al bazar, che io voglio riavviare il gioco. Sì, no, sto tornando al bazar. Il problema è che sto cercando una via che dove non cado. Ho dovuto fare un giro.
che sto girando a 40 frame. Scemo, totalmente scemo. Questo è un bug, evidentemente. Nel momento in cui ho cambiato l'impostazione, la grafica peggiorata in modo... Penso che si vedrà anche nella registrazione, purtroppo. Però che è meglio essere un punto comune, no? Perché se lo facevo lì di riavviare il gioco, chissà... Nascevo probabilmente al punto precedente, però... Il mouse che mi si ferma... Era un giro... Back off, kid.